Omicidio Mergellina, ricostruiti i ruoli di tutti i fiancheggiatori di Francesco Pio Valda, l'omicidio di Francesco Pio Maimone, coinvolta anche la nonna e la sorella. All'aeronautica militare, riunione tecnico-operativa tra i ministri Musumeci e San Giuliano, in 60 giorni faremo ciò che non è stato fatto in 60 anni. A quarto parte, Ali per il futuro, il progetto contro la dispersione scolastica. Garcia sotto osservazione, ieri lunga riunione tra il patron azzurro e il tecnico francese, intanto la fiducia è a tempo determinato. Buonasera e bentrovati con la nostra informazione regionale versione serale. In prima pagina l'omicidio di Francesco Pio Maimone avvenuto pochi mesi fa. Sono stati ricostruiti infatti tutti i ruoli dei fiancheggiatori dell'omicida Francesco Pio Valda, tra questi anche la nonna e la sorella Valda. Ascoltiamo. Sono stati ricostruiti i ruoli di tutti i fiancheggiatori di Francesco Pio Valda, attualmente in carcere in quanto presunto assassino del giovane innocente Francesco Pio Maimone. L'omicidio del 19enne pizzaiolo di Pianura avvenne la notte del 20 marzo scorso davanti agli chalet di Mergellina. Tra gli arrestati c'è la nonna di Valda che infilò la pistola nel water per nasconderle ai poliziotti. Con quella lite tra giovani e giovanissimi legata ai clan rivali di diversi quartieri di Napoli, degenerata per un pestone su un paio di sneakers griffate, la vittima non c'entrava nulla. Eppure fu lui a morire senza sapere neppure perché. Tra le persone raggiunte dalle misure cautelari emesse dal GIP su richiesta della DDA figurano anche la sorella del killer Giuseppina Valda, lo zio Giuseppe Perna e la nonna Giuseppina Niglio. Gli altri indagati sono amici del pistolero. Il killer venne fermato dalla squadra mobile il giorno dopo l'omicidio e il successivo 23 marzo il provvedimento precautelare venne convalidato dal GIP. Gli accertamenti della squadra mobile coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabrocini consentirono di appurare che al momento della tragedia nei pressi dello chalet dove scoppiò la lite c'erano con Francesco Pio Valda, Pasquale Saiz e lo zio Giuseppe Perna. Questi due indagati, insieme con Alessandra Clemente e Giuseppina Valda, la sorella, gli avrebbero fornito tutta l'assistenza possibile per consentirgli di scappare e di disfarsi della pistola. Salvatore Mancini invece si occupò di informare il giovane killer che dormiva placidamente a casa della nonna dell'indagine e della necessità di scappare in un luogo sicuro. Gli inquirenti accusano la nonna di Francesco Pio, Giuseppina Niglio, di aver ritardato le indagini, in particolare nascondendo l'arma. La circostanza è emersa dal contenuto di alcune intercettazioni. Rocco Sorrentino, infine, sempre secondo le conversazioni registrate dalla polizia, ha custodito un'arma mentre Giuseppina Valda, durante una perquisizione, venne anche trovata in possesso di droga, nascosta in un cassetto. E parliamo ancora di cronaca, duplice omicidio. Durante una faida ai carabinieri hanno arrestato un membro del clan d'Alessandro, adesso in attesa di giudizio, chiedo scusa. I militari del gruppo Carabinieri di Torre Annunziata hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di una persona ritenuta gravemente indiziata di concorso nell'omicidio di Zincone Giuseppe e del Gaudio Massimo, avvenuto a Castellammare di Stabia allo scorso 18 ottobre del 2004, aggravato dalla premeditazione e dall'aver commesso il reato con la finalità di agevolare il clan d'Alessandro operante nel territorio di Castellammare di Stabia. Il provvedimento scaturisce in seguito a plurimi riscontri investigativi alle convergenti dichiarazioni anche autoaccusatorie di due collaboratori di giustizia indagati nel medesimo procedimento rispettivamente quali mandante ed esecutore materiale dell'azione delittuosa da cui sarebbero emersi sul punto della gravità indiziaria il coinvolgimento del destinatario del provvedimento cautelare quale mandante ed esecutore del duplice omicidio. La riconducibilità della vicenda alla sanguinosa faida avvenuta tra il 98 e il 2003 tra il clan d'Alessandro e quello degli Omobono Scarpa a cui apparteneva lo stesso Zincone. Stamattina una vasta operazione di oltre 10 perquisizioni ha coinvolto 100 militari, quali hanno portato a termine con misure cautelari. Proseguono i servizi ad alto impatto dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza sulle aree interessate, quelle del Comune di Portici, di San Giorgio e Cremano, dove dalle prime ore del mattino circa 200 operatori delle diverse forze dell'ordine hanno effettuato decine di perquisizioni. L'attività ha consentito di denunciare a vario titolo diverse persone, sanzionandone altre per detenzione di sostanze stupefacenti
per uso personale. Sono state sequestrate complessivamente ingenti quantità di sostanze tipo cocaina, hashish e marijuana, grossi quantitativi di TLE, denaro contante, assegni bancari, orologi di lusso e gioielli ed ancora veicoli privi di copertura assicurativa. Sono stati effettuati anche dei controlli amministrativi finalizzati alla verifica del rispetto delle norme del codice della strada. L'attività congiunta ha visto la partecipazione della squadra mobile di Napoli, del commissariato di Portici, di San Giorgio e Torre del Greco e del reparto prevenzione crimine Campania, delle UOPI, della polizia stradale, della polizia scientifica e dell'unità cinofila dei carabinieri, nonché il nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata della sezione operativa radiomobile della compagnia di Torre del Greco. L'attività in questione ha visto anche la partecipazione dei vigili del fuoco. Le operazioni sono state controllate dall'alto degli elicotteri del reparto volo della Polizia di Stato e della sezione aerea della Guardia di Finanza. Lunga riunione questa mattina alla base dell'Aeronautica Pozzuoli. I ministri Mesumeci e San Giuliano hanno commentato l'attuale situazione bradisismica. Ascoltiamo. L'Accademia dell'Aeronautica Militare si è tenuto questa mattina un tavolo tecnico operativo con tutti i sindaci del territorio. Nei prossimi giorni a Roma è previsto un incontro operativo molto più ristretto. I compiti saranno coordinati dal Dipartimento di Protezione Civile. Tutti i sindaci intervenuti sono d'accordo che non si debba dare il panico tra la gente. Ci saranno diverse iniziative di spessore anche per valorizzare l'area dei Campi Flegrei. Io non do mai risposte definitive. Sono una persona seria e voglio prendere consapevolezza dei miei limiti e delle responsabilità collegiali. Siccome si tratta di una scelta collegiale, non posso impegnare il governo secondo la mia sola volontà. Per le cose di cui posso disporre io, assumo impegni anche subito. Era una delle richieste avanzate dai sindaci e, come avete notato, tutte le richieste finora avanzate dai sindaci sono diventate atti concreti. Vedremo per le altre cose, ma intanto partiamo perché l'ottimo è nemico del buono. Guardi, ci vuole estrema serietà che metta al centro le esigenze delle persone. Io l'ho detto prima, bisogna dare attenzione alle persone, alle famiglie, alle esigenze abitative. Quindi al centro la sicurezza, accanto alla sicurezza la consapevolezza, ma anche un'estrema tranquillità, perché storicamente si è sempre convissuto con questo fenomeno, il che non significa che dobbiamo sottovalutarlo e pensare che non sia nulla, però dobbiamo guardare con certezza e soprattutto la vita deve continuare a scorrere, soprattutto da un punto di vista socio-economico. Nella riunione di questa mattina, nella quale sono intervenuti anche il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni e il sindaco di Bacoli Giosi della Ragione, è stato fatto il punto della situazione sugli interventi da fare. Alcuni interventi li farà direttamente lo Stato, con il Dipartimento di Protezione Civile e Casa Italia. Altre cose le farà la Regione Campania, altre ancora la città metropolitana, chiaramente in intesa con i comuni. Il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano, intervenuto al tavolo, ha fatto sapere di aver dato disposizioni per un'azione ricognitiva al fine di salvaguardare il patrimonio artistico monumentale dell'area flegrea, sapendo che il futuro di quest'area, ha detto il ministro, sta nel passato. Sicuramente ci sono delle opere su questo territorio, come tutti quanti conoscono, che sono come il piano intermodale, no? Che è nato post bradisismo, e quindi bisogna dare seguito un po' a quello che sono continuare a lavorare perché queste opere finiscono su questo territorio, questo è sicuro. Nessuna paura, viviamo da millenni nei Campi Flegrei, siamo certi che col coordinamento con il governo, la regione, la provincia, la prefettura, i comuni sapremo rendere ancora più sicuri questi territori che, ripeto, da millenni convivono con questo fenomeno, che non è un terremoto tic-sicet simpliciter, ma è un fenomeno che qui viviamo da sempre. Il bradisismo ha creato cose anche straordinariamente belle, penso a Miseno, penso agli Astroni, penso a Monte Nuovo, penso alla città sommersa di Baia, sapremo conviverci anche in questa fase. Un importante progetto che riguarda uno dei temi più rilevanti è stato discusso a Quarto durante il progetto Ali più nel futuro per quanto riguarda la dispersione scolastica.
Si chiama Ali per il futuro contro la povertà educativa, il progetto educativo in corso a Quarto nell'area Fegrea e rivolto ai bambini a rischio di povertà educativa e alle loro famiglie. Il progetto, finanziato dall'Unione Europea, rientra nel PNRR Next Generation EU. Dopo un periodo iniziale tra maggio e giugno di promozione sul territorio, nelle scuole, istituto comprensivo Gadda, direzione didattica e comune di Quarto, sono ora in corso presso le sedi individuate dall'iniziativa ogni lunedì dalle 10 alle 13 e ogni venerdì dalle 16 alle 18 laboratori e corsi di arte, grafica, giornalismo, teatro, percorsi di accompagnamento per i minori rispetto alle competenze cognitive e relazionali, laboratori, sostegno di scuole. Inoltre è stato istituito lo sportello psicologico e assistenziale per le famiglie e minori del territorio. Il progetto, che ha una durata biennale, rientra nelle iniziative legate alla lotta alla cosiddetta povertà educativa. È rivolto in particolare a 180 nuclei familiari con minori a rischio sociale. È stato ideato e coordinato dall'Associazione di Promozione Sociale Agenzia Arcipelago. Le attività sono realizzate in collaborazione con una rete di partenariato, tra cui i servizi sociali del Comune di Quarto, il secondo circolo didattico dell'Istituto Gadda, con il coinvolgimento del Dipartimento di Scienze Mediche e Traslazionali della Federico II. L'importanza della prevenzione contro il cancro endometrico è l'argomento discusso ieri sera durante il SILLAB. L'importanza della prevenzione per il carcinoma dell'endometrio, il più frequente fra le donne. Se ne è discusso a Napoli nel corso di un talk con medici e specialisti presso SILLAB SDN. L'iniziativa di carattere scientifico nasce con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei fattori di rischio. Il cancro endometriale è infatti la neoplasia che colpisce con maggior frequenza l'apparato genitale femminile, con oltre 50.000 nuovi casi diagnosticati ogni anno in Italia e 700 solo in Campania. Come conferma il professor Stefano Greggi, consulente della ginecologia oncologica del Policlinico Gemelli e dell'Università Cattolica di Roma. Particolarmente importante che le donne siano consapevoli delle caratteristiche di rischio per questa malattia, di quali siano gli eventuali controlli da farsi per giungere a una diagnosi tempestiva. E proprio quest'anno, cioè il giugno scorso, è stato dedicato dalla International Gynecologic Cancer Society alla consapevolezza, è stato dedicato il mese, diciamo, della consapevolezza delle donne sul cancro dell'endometrio. Secondo i dati si tratta del terzo tumore più diffuso nelle donne tra i 50 e i 70 anni. Sono 123.000 complessivamente le donne italiane che sono sopravvissute a tale diagnosi. Ai nostri microfoni la dottoressa Yolanda Iannella, medico chirurgo specialista in ostetricia e ginecologia. Il nostro obiettivo è quello soprattutto di informare le donne in generale e le pazienti poi in particolare su quelli che sono i sintomi cardine di questo tipo di patologia, in modo che la donna può decidere di fare determinati controlli e rivolgersi al ginecologo per fare quelli più approfonditi. Per la diagnosi del cancro dell'endometrio non esiste ancora un test di screening efficace come per il tumore del collo dell'utero o quello della mammella. Si tratta di una patologia subdola le cui diagnosi sono in crescita, come precisa Fabio Tedeschi, amministratore di SINLAB SDN. La prevenzione è l'unico modo per poter agire in maniera tempestiva e assicurarsi una vita migliore. E parliamo adesso della 22ª edizione del congresso SIDMO, l'aggregazione di tutte le figure professionali che operano nel settore di importanti malattie. Guardiamo il servizio nel dettaglio. Dalla nuova legge nazionale sulla celiachia alla nuova frontiera del dimagrimento a due cifre con i farmaci che allontanano la chirurgia bariatrica. SIMDO, Società Italiana Metabolismo, Diabete e Obesità, torna a Napoli, dove è nata nel 1990, per celebrare il suo 22esimo congresso nazionale, che si concluderà sabato all'Hotel Royal Continental. Il momento di incontro e di confronto tra gli esperti nazionali e internazionali del settore giunge subito dopo l'approvazione della legge nazionale 130 su diabete mellito e celiachia nella popolazione pediatrica, a cui SIMDO ha contribuito in maniera determinata, come spiega il presidente Vincenzo Provenzano. La legge che prevede un finanziamento di 4 milioni di euro per anno nei prossimi 3 anni prevede di fare uno screening accurato che permetta da un lato di individuare precocemente quei bambini in quella fascia d'età che diventeranno diabetici,
Oggi è possibile fare prevenzione del diabete 1, cioè fino a ieri questa era eresia, i bambini e le persone con diabete diventavano tale, purtroppo non c'erano. Oggi è possibile fare prevenzione con un farmaco che fra l'altro è già presente in America, quindi importante novità. Seconda cosa, la celiachia. In Italia la percentuale, la quantità di persone celiache è davvero tanta. Di queste persone circa 250.000 non sono state diagnosticate. Tra gli argomenti trattati, la tecnologia applicata al diabete. Recenti studi internazionali hanno stabilito che tra le persone che fanno terapia insulinica la scelta di un holter glicemico non è l'ultima ratio, ma la soluzione preferita, con la necessità di estendere conoscenze opportune agli operatori. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato il consigliere campano di SIMDO, Salvatore Turco. Abbiamo raggiunto degli obiettivi estremamente importanti, quasi riuscendo a chiudere il loop e quindi garantire al paziente diabetico insulino trattato l'eliminazione della multiniettività, ma non solo, ma avere un'applicazione e una tecnologia che gli consente di mantenere stabile nell'arco delle 24 ore l'omeostasi glicemica senza nessuna alterazione e senza nessun problema. È stata presentata la nuova stagione del Teatro Lendi di Sant'Arpino. Aria nuova al Teatro Lendi di Sant'Arpino che, dopo lo straordinario successo di pubblico della scorsa stagione, annuncia i temi e gli spettatori del cartellone 2023-2024. Con queste premesse, tre importanti segnali di ripresa, la tanta voglia di spettacolo e sempre nel segno del clam divertiti, emozionati, sogna, sei a teatro. Riparte nel segno di 10 grandi spettacoli la stagione teatrale del Teatro Lendi. Partiamo il 22 novembre con Marisa Laurito e Enzo Gragnanello in Vasama e poi ci saranno altri 9 spettacoli che vedranno protagonisti Sal da Vinci, Maurizio Casagrande, lo spettacolo Mine Vaganti di Ferdinand Ospetek. Ci sarà una novità in assoluto per il Teatro Lendi con Arturo Brachetti, Vanessa Incontrada, Francesca Marini e un concerto tributo a Mina, Francesco Procopio. Una stagione che, come da tradizione del Teatro Lendi, si rivela molto varia nei generi, quindi non mancheranno gli spettacoli musicali come la prosa e gli spettacoli comici. Un anno che, in cui abbiamo avuto un'ulteriore risposta molto positiva da parte del pubblico, che conferma la ripresa dello spettacolo dal vivo e del teatro nello specifico. Il Teatro Lendi si attesta sempre di più struttura faro culturale, direi, dell'Interland a nord di Napoli, con spettacoli che attraggono un po' tutti i generi anche e di età. Un teatro aperto anche molto ai giovani, infatti la speranza e l'obiettivo è anche quello di portare tantissimi giovani a teatro con spettacoli interessanti che spaziano dai vari generi, quindi gli spettacoli musicali come quelli di prosa, gli spettacoli di cabaret, che sicuramente entusiasmeranno il pubblico e avvicineranno anche una platea più giovane. Ci spostiamo a Pozzuoli, alla Multicenter School torna una delle fiere più amate, quella del disco e della birra. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest'anno arriva l'Oktoberfest alla Multicenter School di Pozzuoli. La Notte Bianca della Birra 2023 ospiterà al suo interno la seconda edizione del Vinali Multi Village, la fiera del disco e della musica. L'area concerto sarà allestita con tavoli e panche, luci, banchi di distribuzione e birra e naturalmente il palcoscenico che ospiterà il concerto spettacolo di Anello misto con il suo concerto e son sospranza. A seguire il DJ set di Francesco Palmieri. Nella food area, invece, oltre ai banchi di distribuzione birra, stand gastronomici, sarà allestito un secondo palchetto per ospitare artisti emergenti. L'evento è stato promosso dall'associazione Massimo Borrelli Voglio in Massimo Onlus, una raccolta fondi per la ricerca contro il tumore al pancreas. La direzione artistica sarà di Francesco Palmieri e la conduzione, anche quest'anno, spetta a Rosanna Bennardo. Special guest della serata Veronica Simioli, FGMM, Carlo Avitabile. Sul palco anche presenze come Sara Russo, Lino Galiero, Federica, Paolo Punzo e altri ancora. Il ticket d'ingresso sarà di 12 euro a persona e bambini fino a 12 anni entreranno gratis.
L'evento sosterrà l'associazione Voglio il Massimo Onlus di Massimo Borrelli per la lotta contro il tumore al pancreas. Naturalmente ci saranno tantissimi artisti, ci sarà il concerto di Aniello Misto, I Suon Sospranz, con la featuring di Veronica Simioli, Carlo Abitabile, IFJMM, ma ci saranno ancora altri artisti, DJ set e soprattutto la Fiera del Disco, giunta anch'essa alla seconda edizione, quindi veramente non mancate, perché il biglietto costa soltanto 12 euro. Inclusa di pizza fritta, che è una delizia, o hot dog, quindi un piccolo piccolo sforzo per essere uniti tutti insieme. E i bambini fino a 12 anni non pagano. Vi aspettiamo! A domani, ciao! E noi ci separiamo per qualche istante di pubblicità, a tra poco con la pagina sportiva. Vuoi ristrutturare la tua casa? Allora ci pensa Edilcommercio. Siamo un'azienda leader nel settore edile, progettisti e professionisti seri per realizzare i tuoi sogni. Da noi una vasta gamma di prodotti delle migliori aziende: pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, riscaldamenti, rubinetterie, porte. Perché Edilcommercio, un'azienda in continuo rinnovamento, capace di stupirvi anche nel prezzo. Vieni a scoprire tutte le nostre occasioni e promozioni a Giugliano, nei pressi del centro commerciale Auchan. Per info 081 86 619, www.edilcommercionapoli.com. Edilcommercio, diamo vita alle tue idee. Il peschereccio a Villaricca ti aspetta in Corso Europa 163. Piatti che variano col pescato del giorno. Vieni a scoprire la nostra zuppa di cozze e le nostre specialità di mare, preparate dalle mani esperte dello chef Francesco Bosso. Ristorante Il Peschereccio. Come al mare, come a casa. Parziale, sinonimo di qualità e professionalità. Oltre 20.000 metri quadri di esposizione per venire incontro a qualsiasi tipo di esigenza. Fornitura in legno e senza limiti. Vasta scelta che comprende anche il mogano e lo zebrato. Affidati alla qualità e punta sul Gruppo Parziale. Vendita all'ingrosso e al dettaglio di semi lavorati, ferramenta, bricolage ed elettrodomestici. Ci trovi in via Giovanni Pascoli, Casoria, via Campana 231 Pozzuoli, via Colonnello Gabriele Pepe 4, via Stradera Poggio Reale 70-71, o sul nostro sito internet www.pagruppo.parziale.it. Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Domizia. La tua nuova università. Ora puoi trovare vicino a te il corso di laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica, classe di laurea L12. Sono attivi gli indirizzi Turismo e Territorio, Comunicazione Interculturale. L'SSM Domizia ti porterà nel mondo delle lingue senza confini. Da noi inoltre troverai master di primo livello, certificazioni linguistiche, informatiche e tutor sempre al tuo fianco. Prendi contatti con la segreteria per avere maggiori informazioni. Ben rientrate, andiamo a leggere una delle ultime notizie di cronaca giunte in redazione. Alla richiesta di favorire documenti è andato in escandescenza uno straniero di 22 anni, pregiudicato per truffa, residente in Italia. È stato questo l'apice di un controllo ad un automobilista da parte della Polizia Municipale di Pozzuoli. L'uomo, classe 2001, ha inveito e aggredito gli agenti e al loro invito a spostare l'auto in sosta vietata in corso Terracciano. I due caschi bianchi, presenti sul posto con l'ausilio di altre pattuglie intervenute, sono
sono riusciti a fermare l'uomo che ha fornito in primo momento generalità false. Accompagnato al comando della municipale, gli agenti sono risaliti alla sua vera identità, denunciandolo per oltraggio e false dichiarazioni. Inoltre gli è stata contestata la guida reiterata senza aver mai conseguito la patente, con auto priva di assicurazione e revisione. Adesso apriamo sul serio la pagina sportiva e parliamo di un Napoli in bilico. Sono tante le discrepanze attuali. Intanto è arrivato un primo confronto tra il patrono azzurro e Garcia. È durato poco più di 6 ore il tanto atteso incontro presso il quartier generale del club partenopeo. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha lasciato ieri il Konami Training Center di Castelvolturno dopo il confronto con l'allenatore francese Rudy Garcia, con il capo scouting Maurizio Micheli e il direttore sportivo Mauro Meluso. C'è la volontà da parte del patron a continuare con il tecnico, a cui è stata accordata una fiducia a tempo determinato. Verona, Berlino, Milan, 3 le gare da vincere, non c'è via di scampo. L'allenatore intanto ha diretto ieri la seduta di allenamento a cui hanno partecipato anche Raspadori, che ha superato l'influenza, Juan Jesus e Gollini, che stanno recuperando. Il presidente sta ancora riflettendo su cosa fare per il futuro del tecnico, in particolare dopo il no di Antonio Conte a subentrare. I tifosi continuano a seguire con attenzione questi giorni particolari per la squadra azzurra, con l'hashtag però immancabile sui social: Garcia out. Adesso è il momento delle previsioni del tempo, guardiamole insieme. Il meteo è offerto da Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Il meteo è stato offerto da Big Food, è il cash and carry più dinamico dell'area Flegrea. Specialista in convenienza, qualità, assortimento e servizio. Big Food è a Pozzuoli, in via provinciale Pianura numero 8. Big Food Cash and Carry, il tuo partner di fiducia. Onoranze funebri, principe. Una scelta nel pieno rispetto del vostro dolore. MEPA Alimentari SRL, azienda leader nel settore alimentari. Una tradizione che si tramanda da padre in figlio. Serietà, professionalità e cortesia fanno da cornice a più di 8.000 referenze. Tra prodotti alimentari, alimentari all'ingrosso, prodotti per panifici, tarallifici, pizzerie, pasticcerie, caffetterie e gelaterie. La MEPA Alimentari SRL distribuisce i suoi prodotti avvalendosi di validi collaboratori e un intero parco di autoveicoli dotati di ogni comfort per la conservazione e il trasporto dei prodotti in totale sicurezza. MEPA Alimentari SRL è a Pozzuoli, in strada provinciale per Pianura 11, telefono 081 726 1530, 081 866 6155, email ordini@mepaalimentari.com.
Carofer, azienda specializzata nel recupero e commercio di rottami, ferrosi e metalli. Puoi affidarti a noi per il trattamento dei rifiuti pericolosi, come ad esempio batterie al piombo esauste, il tutto in totale sicurezza e nel rispetto delle norme ambientali. Dal ritiro del legno, carta, cartone, plastica fino all'imballaggio di questi ultimi con macchinari appositi, non dovrai preoccuparti di nulla. Cosa aspetti? Rispetta l'ambiente e punta alla qualità del servizio. Scegli Chiarofer. La nostra informazione termina qui, non ci sono altri aggiornamenti. Grazie di averci seguito e buon weekend a tutti.